Ecco le parole che ti saranno d'aiuto in questa lezione. L'isola pedonale, il negozio, l'erboristeria, lo shampoo, i capelli, il lavaggio, la lozione, il viso, la camomilla, l'odore, il palazzo, la biblioteca, il computer, l'ufficio turistico, il fiume, l'inverno, la primavera, l'estate, l'autunno, la flora, la fauna, la regione, la vetrina, la vita notturna, l'osteria, la passeggiata, il centro città, il portico, il monumento, l'amore. E ora le frasi che imparerai in questa lezione. Che cosa desidera? Quanto costa? Serve altro? Desidera altro? Ha bisogno di? Quando siete aperti? Quando aprite? Che tempo fa? Che cosa bisogna fare? Dove vivi? Ed ora i verbi che imparerai in questa lezione. Desiderare. Cosa desidera, signor Rossi? Desidero uno shampoo alla camomilla. Servire. Le serve altro, signor Rossi? No, grazie, non mi serve nient'altro. Prendere. Cosa prende, signor Rossi? Prendo uno shampoo per capelli normali. Aprire. A che ora aprite l'ufficio? Apriamo alle 9 e chiudiamo alle 19. Bologna è una città importante. È famosa per la sua antica università e ricca gastronomia. But what most people don't know is that Bologna is the capital of one of the fastest developing business districts in Europe and it's very environmentally conscious. Qui sono nel centro della città. È un'isola pedonale e non ci sono macchine perché il centro è sempre chiuso al traffico. Anche per questo è bello andare in giro per vedere tutti i negozi. The Isola Pedonale, the pedestrian area, is a common feature of old Italian towns. It's a way of preserving buildings as well as having cleaner air in the city center. After joining the Bolognesi for a bit of window shopping, I decided to visit one of the town's health, food and natural products shops, un'erboristeria, to buy a shampoo and face lotion. Buongiorno signorina, come sta? Bene, grazie, lei? Bene, grazie. Cosa desidera oggi?
Io ho bisogno di uno shampoo per capelli normali. Sì. Ecco. Abbiamo questo che contiene miglio ed è adatto per lavaggi frequenti. Altrimenti abbiamo questo che contiene mallo di noce ed è adatto per lavaggi settimanali. E quanto costano? Costano lo stesso prezzo, 8.500 lire. Sì, prendo questo a base di mallo di noce. Sì. Serve altro? Sì, ha per caso una lozione tonificante per il viso senza alcol? Signora, una lozione tonificante per il viso senza alcol? Sì. Abbiamo questa a base di camomilla. Che buon odore. Sono buoni gli odori perché sono tutti prodotti naturali. Signora, lei è un'esperta. È molto tempo che lavora in questo campo? Non molto, 4 anni. La vera esperta in famiglia è la zia di mio marito. La zia? E lavora anche lei qui? No, no. La zia è una persona molto anziana e non viene mai qui. Ed è di Bologna? Sì, la zia è di Bologna. Io invece sono di Roma, ma vivo a Bologna da 18 anni. Va bene? Sì, signora, lo prendo. Desidera altro? No, grazie, basta così. Sono 20.000 lire. Ecco a lei. Grazie, buongiorno. Buongiorno, grazie. Io ho bisogno di uno shampoo per capelli normali. Io ho bisogno di uno shampoo per capelli normali. Sì, la zia è di Bologna, io invece sono di Roma, ma vivo a Bologna da 18 anni. Sì, la zia è di Bologna, io invece sono di Roma, ma vivo a Bologna da 18 anni. Ha per caso una lozione tonificante per il viso senza alcol? Ha per caso una lozione tonificante per il viso senza alcol? Va bene? Sì, signora, lo prendo. Va bene? Sì, signora, lo prendo. Quando vogliamo o desideriamo comprare qualcosa, rispondiamo alla domanda cosa desidera prendere con prendo la borsa rossa. Quanto le devo? Sono 100 euro. Ecco, tenga. Bologna is the home of the oldest university in Europe. In this ancient courtyard, the first students studied things sacred, scientific and political. Oggi, questo palazzo è la biblioteca comunale. Just across the Piazza Maggiore, the scientific tradition lives on at the Centro Informazioni Comunali, where you can find out not only what to do and see in Bologna, che cosa c'è da fare e da vedere a Bologna, but also where to find the cleanest and least polluted part of the city. Questo computer mostra il livello di inquinamento atmosferico. It shows the level of atmospheric pollution. Scusi, posso? Sì, sì, prego. Che cosa si può vedere esattamente? Questo computer permette di vedere il grado di inquinamento nelle varie zone della città di Bologna. Questo computer permette di vedere il grado di inquinamento nelle varie zone della città di Bologna. E chi può usare questo computer? È a disposizione di tutti. La gente lo può usare quando vuole per sapere se l'aria è inquinata. E lo consultano spesso? Sì, molti cittadini sono curiosi di sapere il livello di inquinamento della zona dove abitano. Ah, è un'ottima iniziativa. Qui c'è anche l'ufficio turistico, vero? Sì, è là. Grazie. Prego. Scusi, posso? Sì, sì, prego. Scusi, posso? Sì, sì, prego. Qui c'è anche l'ufficio turistico, vero? Qui c'è anche l'ufficio turistico, vero? Questo è l'ufficio turistico, vero? Certo. Buongiorno. Buongiorno. Quando siete aperti?
Siamo aperti tutto il giorno, non chiudiamo a mezzogiorno. A che ora aprite? Apriamo alle ore 9 e chiudiamo alle 19. A che ora aprite? Apriamo alle ore 9 e chiudiamo alle 19. E siete aperti dalle 9 alle 19 anche di domenica? No, la domenica siamo aperti solo dalle 9 alle 13. Ho capito. Qui vengono molti turisti? Sì, molti turisti italiani e anche stranieri. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Che ore sono? Leggere l'ora in lingua italiana. Sono le 12. È mezzogiorno. O è mezzanotte. È l'una. Sono le 2. Sono le 3. Sono le 4. Sono le 5. Sono le 6. Sono le 7. Sono le 8. Sono le 9. Sono le 10. Sono le 11. Questo con l'ora esatta. Ricordate che la notte va dalle 21 alle 6 di mattina. Il mattino dalle 6 a mezzogiorno, alle 12, cioè. Il pomeriggio dalle 12 alle 18 e la sera dalle 18 alle 21. Per aggiungere i minuti all'ora possiamo dire e 5 e 10 e un quarto e 20 e 25 e mezza e 35 e 40 oppure e tre quarti. Quindi diremo l'ora, ad esempio nel nostro orologio sono le 9 e 10. A partire dal 40° minuto possiamo anche contare i minuti che mancano all'ora successiva. Quindi dire meno 20, meno un quarto, meno 10, meno 5. Ad esempio, sono le 10 meno 5. Sono le 10 meno 20. Sono le 7 meno un quarto. Alcune regole. I minuti. I minuti vanno indicati dopo l'ora. Ad esempio, sono le 10 e 20. Quando i minuti sono 15, si può dire sono le 8 e un quarto. Quando i minuti sono 30, si può dire sono le 7 e mezzo oppure sono le 7 e mezza. Quando i minuti sono 40, è possibile dire sono le 2 e 40 oppure indicare quanti minuti mancano all'ora successiva, quindi sono le 3 meno 20. Quando i minuti sono 45, è possibile dire sono le 4 e 45, oppure sono le 4 e 3 quarti, oppure sono le 5 meno un quarto. Quando non ci sono i minuti, per esempio le 6 e 00, si può dire sono le 6 in punto. Environmental concerns are at the top of the political agenda in Bologna. On the outskirts of the town, by the river Savina, is a park with a difference. Questo è il Parco dei Cedri, vicino al fiume Savina, alla periferia di Bologna. È un parco pubblico un po' speciale perché contiene una zona protetta. Il Comune di Bologna, the Bologna City Council, and the Worldwide Fund for Nature, Italians call it WWF, cercano di proteggere la flora e la fauna della zona. This project to protect the flora and fauna of the area is run by two local experts.
Buongiorno. Buongiorno. Voi lavorate per il WWF, vero? Sì. Lei come si chiama? Io mi chiamo Fausto Bonafede e sono il responsabile per il WWF di questo progetto. E io mi chiamo Andrea Sivelli e lavoro anch'io per il WWF. Venite qui ogni giorno? Beh, ogni giorno no, però molto spesso. E anche d'inverno? Anche d'inverno, certo. Anche quando piove. E cosa fate? Ma accompagniamo spesso bambini e ragazzi delle scuole elementari e delle medie con scopi didattici. E da quanto tempo esiste il progetto? Beh, questo progetto esiste dal novembre del 1989. Che cosa cercate di ottenere con questo progetto? Cerchiamo di fare conoscere la flora, ma anche la fauna, caratteristici di questa regione. E vogliamo studiare la natura abbandonata a se stessa. Le stagioni. Le stagioni italiane sono l'inverno, la primavera, l'estate e l'autunno. Parliamo del tempo. Per chiedere notizie sul tempo meteorologico si chiede che tempo fa. Il caldo, il freddo, c'è il sole, è sereno, è bel tempo, è parzialmente nuvoloso, è molto nuvoloso, è piovoso, nevica, c'è il temporale, ci sono i lampi, il tempo è variabile, grandina, è ventoso, è burrascoso, c'è foschia, c'è la nebbia, o c'è il ciclone, o c'è il tornado, il nubifragio. This fenced-off area of the park has been left untouched since 1989, and monitoring the environment within it has been the aim of the project. So, are the results of the study encouraging? I risultati sono incoraggianti? I vostri risultati sono buoni, sono incoraggianti? Sì, i risultati sono molto buoni. Infatti tornano sia le piante, sia gli insetti e altri animali caratteristici di questa regione. E questo a differenza di altre aree dove invece l'uomo interviene regolarmente. Che cosa bisogna fare per tutelare l'ambiente? Beh, bisogna imparare a vivere con la natura e non a combatterla. Le persone che vengono qui cosa fanno? Rispettano l'ambiente? Beh, in genere sì, anche perché quando vengono qui per rilassarsi capiscono che la natura è indispensabile per vivere. Che cosa rimane da fare per la conservazione della natura? Qui in Italia e anche in altri paesi rimane tanto da fare. Bisogna, io credo, estendere queste esperienze di natura libera, senza l'intervento dell'uomo, in altre parti, in altre aree. E poi bisogna usare meno la macchina, utilizzare meno l'energia, eccetera. Ma siete ottimisti per il futuro? Sì, moderatamente ottimisti. Grazie. E da quanto tempo esiste il progetto? Beh, questo progetto esiste dal novembre del 1989. Che cosa bisogna fare per tutelare l'ambiente? Beh, bisogna imparare a vivere con la natura e non a combatterla. These are some of the concerns of the city experts. What about the people of Bologna? How do they like living in the city? Perché è bello vivere a Bologna? Bologna è bella perché ha un bel centro pieno di negozi, pieno di vetrine, è sempre illuminata,
È una bella città. Bologna è una città che offre molto, diciamo, anche dal punto di vista della vita notturna. C'è una cultura di osterie, una cultura di posti dove si mangia bene, si beve bene. Le caratteristiche di una città importante, ci sono tutti i servizi sociali che servono, è una città tranquilla, offre praticamente tutto. E l'amo tantissimo per molte cose, e per i portici, per i monumenti, e niente, anche per il fatto che hanno chiuso il centro storico alle automobili. Soprattutto offre anche possibilità di lavoro notevoli, si mangia molto bene ed è una città molto bella. Vivere a Bologna è bello perché secondo me ci sono molti portici, quindi quando piove non c'è problema per l'acqua. È molto bello passeggiare anche sotto la pioggia a Bologna perché abbiamo questi splendidi portici che sono una delle caratteristiche principali di Bologna. Bello, buono. Non confondere queste due parole. Una bella ragazza, un bel quadro, un bel panorama, un bel film. Buono, una torta molto buona, un buon vino, un bambino buono e tranquillo, una buona azione. Bona o bono è la contrazione dell'aggettivo buona o buono ed indica in genere popolare una donna procace ed attraente o un uomo bello e attraente. Ricordati, ci sono molte barzellette che usano la parola bona o buono. Te ne parliamo nel nostro libro Barzellettiamo, imparare l'italiano con le barzellette. Se ti interessa, lo trovi in descrizione. Servire. Io servo. Tu servi. Lui o lei serve. Noi serviamo, voi servite, loro servono. Aprire. Io apro, tu apri, lui o lei apre. Noi apriamo, voi aprite, loro aprono. Prendere. Io prendo, tu prendi. Lui o lei prende. Noi prendiamo, voi prendete, loro prendono.